Sapete cosa state guardando? Si parla tanto nel 2023 di digitalizzazione industria 4.0 e oggi ci troviamo a Milano in una delle aziende più grandi al mondo che si occupa proprio di questo. Siamo al MixX in Accenture e siamo in particolare nella divisione dell'Industry X che si trova a Milano. E i nostri amici di Accenture ci hanno invitato a trascorrere una giornata qui da loro per scoprire cosa fa un ingegnere all'interno di un'azienda così grande. Pensate ragazzi che in tutto il mondo Accenture ha oltre 738.000 dipendenti, un numero davvero incredibile, e fa cose molto particolari. Ad esempio quello che vedete alle mie spalle è uno showcase, una presentazione di come potrebbe essere affrontato un determinato problema o in generale lo sviluppo di un progetto che un cliente può chiedere ad una società come Accenture. Ma adesso vedremo tutto nel dettaglio, ma prima sigla. Lorenzo, tu hai studiato ingegneria, giusto? Sì, ho studiato ingegneria dell'automazione circa 3 anni fa. E da quanto tempo sei in Accenture? 1 anno e mezzo più o meno. Se dovessi chiederti in cosa consiste il tuo lavoro, cosa mi diresti? Nel concreto, sì, e in poche parole, mi occupo dello sviluppo software per la realizzazione di applicativi che in qualche modo possono aiutare e accompagnare le aziende verso la digitalizzazione dei propri processi industriali. Io poi nello specifico sto seguendo un paio di progetti, uno nel settore per esempio delle telco e quell'altro invece nel settore più automotive, mm-hmm, manufacturing. E per farti un esempio, nel settore telco quello di cui mi occupo è presente le colonnine, quelle nel quale vengono inviati i segnali radio, eccetera, eccetera. Ecco, in quel caso quello che noi facciamo è creare un modello digitale che possa rappresentarlo e in qualche modo andare ad analizzare gli allarmi che potrebbero presentarsi e che nascono qualora dovessero verificarsi alcuni problemi. O alle volte si generano proprio, non degli allarmi, quasi più dei warning, no? Per informare l'utente che qualche guasto sta per accadere. E quindi in quel caso si cerca un po' di prevenire quello che è il problema. Una sorta di manutenzione predittiva. Una sorta di manutenzione, esatto. Nel settore automotive invece si cerca di in qualche modo seguire la tracciabilità dei componenti, quindi verificare un pezzo dal magazzino fino al prodotto finito, avendo la possibilità pure di aprire dei guasti oppure dei difetti e in qualche modo diciamo tracciare quella che è la sua vita all'interno dell'azienda. Tutti questi componenti che vedete alle mie spalle ci permettono poi di capire un pochino meglio quale sia il lavoro di Lorenzo in Accenture, dato che si occupa dello sviluppo di applicativi web e tutte queste diverse tecnologie possono in qualche modo collaborare tra di loro. Esatto. Per esempio ti faccio vedere l'evoluzione della carta e penna, definiamola carta e penna 4.0, è come se fosse un tablet a tutti gli effetti, è quello che l'operatore ha, certo, nella propria stazione, nella propria postazione di lavoro. Gli applicativi web di cui dicevi a tutti gli effetti se li ritrova in questo schermo e l'utente ha la possibilità di interagirci. Può premere chiaramente bottoni, vedere grafici, in qualche modo può lanciare degli allarmi. E uno degli aspetti più interessanti penso sia anche la piena tracciabilità che si può avere di tutti questi dati inserendoli all'interno del terminale. Esattamente. In quest'altro caso abbiamo per esempio dei dispositivi magnetici, in questo caso come dei badge, e consentono all'utente di potersi loggare in quegli applicativi senza inserire lo username e password, ma semplicemente appoggiando per esempio il polso, avvicinandolo in un lettore magnetico e dunque di poter iniziare a lavorare. E in questo caso ragazzi capite che l'utilizzo di dispositivi semplici come questi permette anche sicuramente un risparmio di tempo importante. Una domanda per Martina, ma in un'azienda che ha oltre 738.000 dipendenti in tutto il mondo, com'è il rapporto fra i colleghi? Sicuramente nel piccolo i primi colleghi con cui interagiamo sono quelli con cui lavoriamo tutti i giorni sul progetto. Con i gruppi virtuali, ma anche venendo in ufficio, abbiamo la possibilità di interfacciarci con persone diversissime che lavorano su cose molto differenti da quello che facciamo noi e possono darci spunti interessanti. E invece come valuti la tua crescita professionale da quando sei in Accenture? Ma sicuramente è una crescita che si vede. Io sono in azienda da un po' più di un anno e ho visto un graduale aumento dei compiti e responsabilità che sono assegnati al mio ruolo ed anche un riconoscimento di quello che faccio, tant'è che di recente ho ottenuto anche una promozione. E devo dire che anche guardando i miei colleghi più senior, la crescita professionale si continua a vedere anche per chi è in azienda da molti più anni di me. Io gestisco la parte tech del centro, quindi tutta la tecnologia che abbiamo qua, dal diciamo far
funzionare tutte le demo che abbiamo, installare nuove demo che i provider ci portano. E le demo le fate sulla base delle richieste dei clienti o anche interne per ricerca e sviluppo? Allora, diciamo che aziende barra provider barra startup ci portano soluzioni, idee innovative che poi possiamo proporre a un cliente. Certo. Noi funzioniamo un pochino come centro di ispirazione. Non vendiamo direttamente al cliente, ma facciamo in modo che il cliente attraverso noi si ispiri, certo, per tirar fuori delle idee, risolvere problemi e problematiche interne all'azienda. Come puoi vedere, ci troviamo in un impianto industriale dove dobbiamo andare a svolgere una manutenzione, certo, di una pompa. Quindi immagino sia questa qua che vedo. Esatto, quella che vedi anche sotto i tuoi piedi è proprio la pompa con tutti i servizi annessi. Perfetto, quindi prima fase, ad esempio, abbiamo chiudi la valvola mandata, quindi dobbiamo ruotare il manettino della valvola fino alla sua totale chiusura. Esatto. Ok. Ed è quella che vedi davanti. Ok, infatti mi mettono anche il verso, dovrebbe essere così, fino allo zero, che è la totale chiusura, giusto? Esatto. Vediamo, rimuovere il coperchio dalla scatola elettrica, svita le viti e appoggia il coperchio sul motore. Ok. La bacchettina. E lo appoggi in fianco. No. Qua cade. A destra. Ah, ok. Ah, ok, perfetto. E adesso siamo qui con Andrea, che è responsabile del centro di innovazione in ambito operation industriale qui a Milano in Accenture, e vogliamo fargli una domanda davvero difficile. Qual è la caratteristica più importante che un ingegnere deve avere per lavorare qui in Accenture? Grazie intanto e benvenuti. Diciamo, in generale, dando per scontato una conoscenza tecnica che sicuramente un ingegnere, diciamo, garantisce, la caratteristica principale secondo me è quella di avere una forte curiosità tecnica o tecnologica, cioè di farsi interessare, di farsi coinvolgere da quelle che possono essere gli spunti, diciamo che una tecnologia sempre in fase di evoluzione può dare quotidianamente. È chiaro che tutto questo, se non viene, diciamo, combinato con l'identificazione di quanto questi spunti tecnologici o futuristici possono portare in termini di business alle aziende cliente, non è qualcosa di particolarmente importante per Accenture. Però direi che non mi sbaglio se rispondo alla tua domanda con identificare la curiosità tecnologica come elemento caratterizzante. Ragazzi, vi ringraziamo per aver trascorso questa giornata qui con noi in Accenture a Milano. Per noi era molto importante farvi vedere com'è una giornata tipo e che tecnologie ci sono in una multinazionale così importante che è alla ricerca di ingegneri. Anzi, se volete saperne di più sulle posizioni aperte, vi lasciamo il link in descrizione. Vi chiediamo di lasciare un bel like per spingere questo video, perché dopo tutto anche questa è ingegneria.